L'undicesima stagione concertistica dell'Associazione Musicamente di Palermo si è aperta ieri sera all'Oratorio di Santa Cita con l'omaggio che il violinista Fabio Biondi, fondatore di Europa Galante, ha fatto al suo maestro Salvatore Cicero, in occasione del 40° anniversario della sua scomparsa. L'evento, organizzato in collaborazione con gli amici della musica di Cefalù Salvatore Cicero, è stato offerto alla città dallo stesso Fabio Biondi, che per l'occasione ha suonato con il violino del suo maestro un pezzo di Gennaro Gagliano del 1766, messo a disposizione dalla famiglia Cicero. Con questo particolare evento, l'Associazione Musicamente ha inaugurato la sua 11ª stagione concertistica, in un anno molto importante per l'Associazione che segna i suoi 20 anni di attività. La stagione proseguirà infatti fino al 22 novembre tra l'Oratorio di Santa Cita, l'Orto Botanico e Villa Magnisi a Palermo, con nomi di spicco del repertorio barocco come Enrico Nofri, Alfredo Bernardini, Edoardo Eguez, Boris Bergman, Rang Around Quartet, Ensemble Antonio il Verso, Ensemble Orfeo Futuro, Arianna Art Ensemble. Seguirà il 27 marzo, sempre all'Oratorio di Santa Cita, il concerto di Alfredo Bernardini, uno dei più importanti oboisti e direttori d'orchestra dei nostri tempi, che si esibirà insieme all'Arianna Art Ensemble per un concerto dedicato ai compositori nati nel 1685. Una stagione ancora più speciale perché si inserisce in un contesto di ritorno alla normalità dopo questi anni di pandemia, come una proposta di rinascita, spiega la presidente dell'Associazione Musicamente, Cinzia Guarino, che prosegue. Il nostro direttore artistico Paolo Rigano, in questa occasione importante, ha organizzato una stagione concertistica davvero straordinaria che mostra una grande varietà di colori, spaziando dalla musica della tradizione sefardita a quella contemporanea, che vede protagonisti grandi nomi del panorama internazionale e anche tanti artisti siciliani, conclude la Guarino. Abbiamo pensato di proporre quest'anno una stagione varia e con solisti di fama internazionale, in modo da attirare il pubblico che si è un po' perso in questi anni di pandemia. La stagione prevede, oltre ai concerti di musica barocca di alta qualità, anche aperture verso la musica contemporanea, spettacoli teatrali e multimediali, sperando di attirare l'interesse di un vasto pubblico, spiega il direttore artistico Paolo Rigano.